La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Colui che presiede rivolto al popolo. Fino a qui l'argomento della lingua. Ma l'ultraprogressista cardinal Walter Kasper scriveva sull'Osservatore Romano pure che il concilio non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Pertanto ora indaghiamo nella Sacrosanctum Concilium quelle espressioni che sono collegate direttamente o indirettamente con il cambiamento dell'orientamento del celebrante rispetto al popolo. Per esempio, colui che presiede rivolto al popolo, ma anche popolo, per vedere se c'è un collegamento col celebrante. E anche partecipazione attiva dei fedeli, perché il cambiamento dell'orientamento era volto a questo scopo. Per abbreviare l'indagine, anticipo subito che nella Sacrosanctum Concilium questo argomento è effettivamente assente. Infatti, cercando la parola celebrante, questa è assente, anche perché non è liturgica. La parola presidenza è assente. La parola posizione è assente. La parola orientamento è assente. Ma invece la parola presiede compare 3 volte. E qui la indaghiamo insieme alla parola popolo, dato che ci siamo. Se è quello che presiede rivolto verso il popolo o se qualcosa è rivolto al popolo. Articolo 33. Vediamo qui valore pedagogico per il popolo credente. Poi andiamo avanti. Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora. Il popolo a sua volta risponde a Dio, quindi nessuna relazione tra celebrante e popolo. Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l'assemblea nel ruolo di Cristo, eccetera, eccetera, vengono dette a nome di tutto il popolo. Quindi niente nell'orientamento reciproco tra colui che presiede e popolo. Andiamo alla seconda volta. Eccolo, articolo 41. Abbiamo qua, nella partecipazione piena attiva di tutto il popolo, santo di Dio, ok? Quindi al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri. Quindi ancora niente. Infine l'ultimo caso. Articolo 42. Leggiamolo tutto. Poiché nella sua chiesa il vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque, l'intero suo gregge deve, eccetera, eccetera. Niente sulla posizione di chi presiede rispetto al popolo. Allora, indaghiamo nella Sacrosanctum Concilium la parola popolo, per vedere se compare una relazione rispetto a chi presiede. Ma anche stavolta sarà assente qualunque riferimento rispetto al cambiamento di cosa vedrebbe il popolo del celebrante, se il volto o la schiena. Articolo 5. Qui c'è popolo, le gesta divine operate nel popolo dell'Antico Testamento. Niente. Articolo 6. Qua abbiamo il popolo, lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Citazione biblica, Atti degli Apostoli. Niente. Articolo 13. I pii esercizi del popolo cristiano. Niente sulla posizione del celebrante. 14. Popolo
che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, stirpe eletta, sacerdozio regale, ancora niente. Andiamo avanti. Articolo 21. Popolo. Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti? Ancora niente sulla posizione in Chiesa. Articolo 26. Celebrazioni della Chiesa, che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo, radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Niente rispetto al celebrante. Articolo 29, l'ultimo. Popolo, un così grande ministero è che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Nulla. Però, per curiosità, c'è ancora la parola popolo in un articolo che non c'entra nulla con le celebrazioni liturgiche. 125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei fedeli. Però, affinché non attirino su di sé in maniera esagerata l'ammirazione del popolo cristiano e non favoriscano una devozione sregolata. Quindi nulla in relazione alla liturgia. Pertanto, proprio come ha scritto Walter Kasper, la Sacrosanctum Concilium non ha previsto che chi presiede la messa cambi la sua posizione, il suo orientamento, rispetto a prima del concilio. No. Doveva rimanere nella stessa posizione. Indaghiamo ora l'espressione partecipazione attiva. Forse con questa voce si riuscirà a trovare qualcosa sulla posizione del celebrante, o sull'introduzione della lingua nazionale, o sull'altare posto tra il celebrante e il popolo, i fedeli, dato che questi tre cambiamenti sarebbero stati introdotti, a dir loro, proprio per una migliore partecipazione alla liturgia. Vediamo. Necessità di promuovere l'educazione liturgica e la partecipazione attiva. Articolo 14. Uno dei primi. È ardente desiderio della Madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche. Questa è l'intenzione. Pertanto il Sacro Concilio ha stabilito quanto segue. E abbiamo dei capitoli. Gli insegnamenti di liturgia, quindi niente su lingua, altare, celebrante. Formazione liturgica dei chierici, aiuto ai sacerdoti. Formazione liturgica dei fedeli. Ma non c'è celebrante, altare e lingua. Liturgia e mezzi audiovisivi. Controllate pure. Articolo 27. Bla bla bla, una celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva dei fedeli. Si inculchi che questa è da preferirsi per quanto è possibile alla celebrazione individuale e quasi privata. Quindi niente sul celebrante, lingua e altare. Ancora, articolo 30 dal titolo Partecipazione attiva dei fedeli. Articolo specifico. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti, nonché le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo, cioè in piedi, seduti, in ginocchio. Si osservi anche a tempo debito un sacro silenzio. E poi, articolo 31, nella revisione dei libri liturgici si abbia cura che le rubriche tengano conto anche delle parti dei fedeli, per potergliele spiegare e così affinché questi possano partecipare più attivamente. Come si constata,
niente sulla posizione del celebrante, niente sull'introduzione della lingua nazionale, niente sui nuovi altari. Ancora. Articolo 48 dal titolo Partecipazione attiva dei fedeli alla messa. Se non c'è niente sotto questo titolo, allora forse proprio non c'è niente da fare. Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene, nei suoi riti, partecipino all'azione sacra consapevolmente, attivamente, siano formati alla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, insieme con Lui Dio imparino ad offrire se stessi, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia tutto in tutti. Fine dell'articolo. Niente sulla nuova posizione del celebrante, sulla nuova lingua e sui nuovi altari. Articolo 49. Affinché poi il sacrificio della messa raggiunga la sua piena efficacia pastorale, il Sacro Concilio, in vista delle messe celebrate con partecipazione di popolo, stabilisce quanto segue. E seguono diversi articoli. Revisione dell'ordinario della messa, che non è revisione dell'altare. Una più grande ricchezza biblica, le letture, l'omelia, sarebbe la predica. La preghiera dei fedeli, lingua nazionale, latino nella messa, già visto precedentemente. Comunione sotto le due specie, il pane e il vino. Unità della messa, la concelebrazione, ossia diversi sacerdoti che celebrano in una sola messa, quindi più messe nello stesso tempo. Niente sulla posizione del celebrante, niente sui nuovi altari. Solo la lingua, che abbiamo visto precedentemente. Articolo 79. Revisione dei sacramentali. I sacramentali non sono la messa. Sono le benedizioni, le aspersioni di acqua benedetta, la consacrazione degli altari. Altri articoli minori che vediamo velocemente. Il 114. Si promuovano con impegno le scuole cantorum, cioè per far cantare i fedeli. Ancora, articolo 118, ancora sul canto, si promuova con impegno il canto religioso popolare. Ancora, 121, i musicisti, animati da spirito cristiano, compongano melodie che favoriscano la partecipazione attiva di tutta l'assemblea. Infine, ultimo, basta. Articolo 124. Nella costruzione poi degli edifici sacri, cioè di tutta la Chiesa, ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche. Cioè che gli ingressi delle porte, le uscite, la posizione dell'altare, scalini, queste cose qui, e la partecipazione attiva dei fedeli. Lo spazio per il battistero, che sia agevole, l'entrata, l'uscita, queste cose qui. Questa era l'occasione per mettere qualcosa sull'altare nuovo, e invece niente. E indagatore, qua c'è il prossimo video.